Nel sito ufficiale Suzuki, alla voce GSXF, si dice moto fantastiche per apparire e ideali per scomparire. Per una volta troviamo una definizione felice che rende bene l'idea di cosa una moto vuole essere. Affidabile e robusta sia per viaggiare che per divertirsi su strade piene di curve, in una parola, mototurismo sportivo. Nel caso della Suzuki GSX 600F versione 1998, aggiornata più che altro nell'estetica, si conferma una lunga serie di successi di gradimenti, grazie ad un prezzo davvero interessante, poco più di 12 milioni nel 1998 corrispondevano a circa 6.000 euro attuali, più o meno quanto uno scooterone. Decisamente originale per l'epoca la carenatura, con doppio proiettore e le frecce integrate, e valida ancora oggi. Le aperture laterali per i flussi d'aria di raffreddamento non investono il pilota, bello il puntale inferiore. La parte posteriore era stremata all'estremità e si accorda con il gruppo ottico posteriore quasi a formare un profilo alare. La nuova veste estetica nasconde il ben collaudato 4 cilindri con raffreddamento misto aria più olio, ben noto per la sua affidabilità. Funziona con un flusso particolarmente abbondante di lubrificante nelle testate, che viene poi raffreddato da un radiatore posto davanti ai cilindri, semplice e funzionale, con la distribuzione a 16 valvole eroga 80 cavalli a 10.500 giri. La sella offre un ottimo comfort anche per il passeggero. I comandi sono di buona qualità e la posizione di guida è corretta. La strumentazione analogica è di chiara lettura e completa. Nella guida in città, nonostante l'altezza della sella a soli 785 mm da terra, la GSX-F 600 è piuttosto pesante. 215 kg a vuoto per una 600 non sono pochi e si sentono soprattutto nelle manovre da fermo. Il motore è brillante, ma meno energico ai bassi regimi rispetto ai motori moderni della sua categoria. Spinge in maniera apprezzabile solo sopra i 3.500-4.000 giri. Ciò obbliga ad usare molto il cambio, specie sui percorsi misti, un tipo di guida che però da molti è particolarmente apprezzata, anche se il cambio accusa una certa ruvidità degli innesti. La spaziatura dei rapporti invece è corretta e la ripresa è più che soddisfacente. La moto è comunque facile da guidare, con i comandi morbidi e precisi, ed il motore che gira regolare ed uniforme tra i 4 ed i 6.000 giri. Sopra, invece, spinge abbastanza da soddisfare i più sportivi. La protezione aerodinamica è buona, fino a quasi 160 km orari, a patto di non essere troppo alti, quindi anche in due i trasferimenti in autostrada non sono disagevoli. Su percorsi più impegnativi, la Suzuki GSX 600F mostra i limiti della sua ciclistica non più moderna, con il telaio a doppia culla e l'interasse lungo, adatti prevalentemente all'uso turistico. La frenata è soddisfacente, anche se il doppio disco flottante anteriore necessita di uno sforzo deciso nella guida più sportiva. Le prime GSX-F sono arrivate in Italia nel 1989, basati sull'utilizzo del blocco motore della già affermata GSX-R 750, rielaborato per offrire un più ampio regime di utilizzo. È stata affiancata poco dopo dalle versioni 600 e 1100, tutte caratterizzate da un look sportivo per quei tempi e da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il successo non si è infatti fatto attendere, il pubblico ne ha subito apprezzato la comodità e la ridotta necessità di manutenzione. Non è infatti difficile trovarne ancora oggi in ottime condizioni. La carena, che copre quasi completamente la moto, fa molto anni 80, ma l'insieme è stato generalmente giudicato equilibrato e riuscito, anche a 20 anni di distanza. Il codone, che sembra un pungiglione d'ape, è la parte che ha fatto più discutere all'epoca, ma quando è stato ridisegnato per accontentare i soliti criticoni, la moto è diventata stranamente anonima. Considerando il prezzo, infine, il mediocre livello delle finiture è stato valutato più che accettabile. Le impressioni di guida più comuni risaltano la comodità della sella e criticano il peso non proprio piuma. Anche questo però viene accettato giustificandolo con il costo. Tuttavia, nonostante il materiale poco nobile impiegato, sono apprezzate le prestazioni a metà tra lo sportivo e il turistico. I freni sono stati dichiarati proporzionati al peso della moto, ma non dimensionati per l'impiego al limite, tipico della pista. Molto apprezzato anche il motore, non per la sua potenza, ma per la sua proverbiale indistruttibilità, affidabilità e per qualcuno anche elasticità. Dai più moderati, infatti, la linearità di funzionamento è più apprezzata rispetto alla forza. La GSX 600, infatti, è regolare anche al di sotto dei 2000 giri. Fuori città sono state particolarmente apprezzate le medie autostradali elevate e la protezione aerodinamica. Il passeggero però è più esposto e comincia a sentire l'aria a 130 km orari. Tirando le marce, il motore spinge forte fino alla soglia degli 11.000 giri, portando la moto fino ad una velocità di punta di circa 225 km orari. In definitiva, la Suzuki GSX 600F si adatta a tutto. Non sarà veloce come una Yamaha R6, però è comoda e veloce come una Sport Tourer deve essere. Tra i pregi va menzionata anche l'autonomia.
Con il serbatoio da 20 litri ed un consumo medio extraurbano di 15 km per litro, si fanno tranquillamente 300 km con un pieno, sono valori tipici di una motocicletta moderna. Tra i difetti invece i più lamentati sono state le vibrazioni elevate ai medi regimi, il cambio ruvido, il freno anteriore poco incisivo e la limitata coppia ai bassi. Inoltre l'aria calda del motore passa sotto la sella riscaldandola leggermente, una condizione magari piacevole d'inverno ma d'estate decisamente fastidiosa. I ricambi Suzuki sono in genere facilmente reperibili nella rete di assistenza molto ben distribuita. Il punto più vicino è facilmente reperibile su www.suzuki.it. Nonostante sia uscita di produzione nel 2005, la Suzuki GSX 600F è oggi ancora attuale anche nelle quotazioni particolarmente convenienti per l'acquirente, pur garantendo al venditore un discreto recupero dell'investimento iniziale. Se ne trovano per tutte le tasche, dai 1200-1300 euro per i primi modelli del 1998-99, fino a non oltre i 3500-3700 per i modelli più recenti del 2004-2005. Con questi prezzi è adatta come seconda moto, magari approfittando delle convenienti tariffe assicurative weekend per chi vuole una moto sportiva e confortevole da usare la domenica in alternativa allo scooter che si usa tutti i giorni per andare in ufficio.